Qualcuno ha mai visto che c'è una Kia nelle vetrine? Salve ragazzi, bentornati su Need for Speed Payback. Anche oggi faremo una nuova build con una macchina più che altro suggerita da voi, che io non mi aspettavo, e poi andremo anche a provare. Allora, siamo nel distributore, come vedete nel rivenditore, come vedete dalla minimappa delle auto da drift. Questo perché ci stiamo trovando bene con la Porschettina, ci siamo trovati bene anche con la Mitsubishi, anche se è da cambiare perché ci è andata un po' di culo. Questa Mazda, per quanto forte, non ci riesce a far vincere. Allora, visto che prima o poi vanno cambiate tutte, ricominciamo proprio da qui. Un acquisto che non mi aspettavo di fare, ragazzi, ma mi voglio fidare di quello che mi avete detto voi. Allora, qua come auto, diciamo, poi tranquilli, cioè le costruzioni le facciamo a caso, però oggi continua la nostra ricerca di una buona macchina per andare in speed list. La Mazda lo è, ma ha qualcosa che mi frena. Allora, i vostri consigli sono stati o la GTR o l'R8. Da drift stiamo parlando, entrambe, cioè soprattutto l'R8 non me la sarei aspettata, però io l'ho provata la Castrol e effettivamente si guida da Dio. La normalità, diciamo, per una macchina del genere sarebbe farla da corsa, ma non credo assolutamente che possa competere con la piccola Carrera che abbiamo di là. Quindi mi fido di voi e voglio subito che lasciate un like per questo, e faremo una build con l'R8 da drift. Strano davvero, ma speriamo efficace. Questo avrà un suono lamborghoso. Esattamente, ci piace, però facciamo un piccolo test, anche se l'auto va ritoccata. Sì, dai, mi sembra avere una buona morbidezza. Ok, soldi, pigliamo il solito pacchetto e vabbè, adesso li rifiniremo man mano e poi rivenderemo, ricompreremo e va avanti così la nostra attività di scambio. Acquistiamo l'acquistabile. Sono rimasto di nuovo a secco di carte, ragazzi, è un mostro. Livello massimo 1044 cavalli, 360 di velocità massima, anche se non tanto ci interessa. Speriamo di essere alternativi quanto basta per intraversare e battere la gente con un Audi R8. Iniziamo con le nostre classiche cose. Cosa ci piace di più, le feritoie sui montanti qua? Cosa preferiamo? Di più le feritoie o no? Dai, mettiamo questo, ci sta di più. Paraurti anteriore, bello, bombatino. Aspetta, questi mettiamoli neri per il momento, ma sarà probabilmente la scelta definitiva. Qua, oh mamma mia, che violenza sta roba. Allora, questo è un po' più educato, questo proprio scostumato. Andiamo di scostumatezza. Lo specchietto già immagino, perfetto. Auto da drift, non so, le darei un aspetto un po'... metterei questi. Rimettiamo il gonnone di carbonio, che ci sta. Piacciono tutti e due molto. Vediamo da dietro, che è la nostra visuale tipo. No, va bene l'ultimo, dai. Pari dietro, diffusore, dimmi che li fai a tema. Belli, perfetti, esatto. Dai, questo qua dell'alchimista, bello cattivo. Cos'è che ci manca? Lo spoiler. Ma non c'è nulla che mi convinca. La linea dell'R8 ha il suo perché. Gliela lascio. Mettiamoci sta doppia pistola rivestita in carbonio qua, che sta a tema, dai. Adesso viene il difficile, perché non ho tante idee. Allora ragazzi, questa è la macchina. Devo precisare che un R8
normale, io non credo che l'avrei mai fatta così, però mi sono sforzato di fare qualcosa di particolare e che magari ci potesse stare col fatto che da drift, le auto da drift solitamente sono un po' più pasticcione, un po' più tamarre, danno molto nell'occhio. Questa non è che sia granché tamarra, però tra il cerchione e qualche dettaglio, diciamo, gli ho dato quel tocco un po' fantasioso. D'altronde, ragazzi, facciamo talmente tante costruzioni che un attimino bisogna inventarsele poi le cose. Sopra ci ho fatto un simbolo Audi con la scritta, e tra l'altro è un carattere semplice che somiglia molto all'originale. Sopra il parabrezza questo Driftworks che si perde, carino. Ovviamente l'auto è bicolore con leggeri tocchi di grigio nella scritta e sul cofano. Il cofano, vedete, una sola feritoia l'ho coperta di blu, e poi sopra questo grigio con una texture abbastanza futuristica, vista la macchina e visti i colori, secondo me non ci sta male. Fiancata, anche qui, vedete che il parafango della ruota lì si interrompe e da lì sotto parte sto triangolo nero che va un attimino a sposarsi con le linee. Ho aggiunto dei dettagli rossi sia davanti, vedete, sotto la griglia, sotto la minigonna una striscia rossa, e anche dietro, perché le strisce rosse danno quel senso di sportivo, tra l'altro ben accoppiate con le pinzone rosse Brembo. Il colore è un po' un blu spaziale, direi che sono abbastanza soddisfatto. Non posso dire che sia la mia miglior build di sempre, anche perché c'entra pure la macchina. Bella, ma non mi dà troppe idee. Fatemi sapere invece voi nei commenti, mi raccomando ragazzi, un bel pollicione, e adesso andiamo a provarla, vediamo se avete ragione che drifta bene, perché è stata una vostra idea. Cominciamo con una gara sprint, ma ragazzi, mi sta capitando spesso ultimamente di cominciare le speedlist sempre dall'inizio, ma hanno modificato qualcosa per cui non ti fanno più cominciare da metà, tipo? Boh, perché mi sembra, intanto attenzione perché c'è una reghiera che scappa e il porcettino si ribella. Attenzione, minchia se va quella macchina. Serve qualche curva e lo recuperiamo. Anche fatta bene però. Puttana, dove è andato via? Ma quella macchina è veloce, solo che boh, non mi ispirava. Questo qua è più malavitoso. Ho fatto terzo per questa laggata, perché come al solito la gente deve giocare con le connessioni del Burkina Faso, ma noi siamo qui per questo, per la nostra R8 consigliata da voi proprio da Drift. Adesso voglio vedere, i Drift sono sempre un casino assurdo perché ci si becca, lo so già, però diciamo che ti accorgi se un'auto va bene o meno. E noi ce ne accorgiamo. Oddio, chi è volato lì? Ecco, vedete come sono scostumati e indisciplinati questi amici. Bella quell'RX7 lì, che pure è forte, però non ci ha mai dato una soddisfazione, sempre per motivi di bordello. Comunque questa Audi R8 mi sembra che giri bene e cambia anche bene direzione, al di là che adesso abbiamo un moltiplicatore completamente inutile essendo nascosti qua dietro nel gruppone, però ci sta. Proviamola. Vediamo se riusciamo a guadagnare la posizione per il moltiplicatore su questa Mazda. Eccolo all'interno. Ai, adesso ritorna lui. Puttana che volo. Mi sa che l'ho preso io, ma ovviamente quello era inevitabile. Non è stato di cattiveria, era proprio lì lui. E adesso sono dietro però. Mannaggia, ci vorrebbe un moltiplicatore più alto, perché il primo ha 2,6 mi sembra. Però quest'Audi, vedete come riesco ad evitare i muri anche se arrivo un po' malino. Non è stato un brutto consiglio, ragazzi. Bravi ragazzi, bravi. Non è male, cioè non si direbbe che un Audi R8 sia un'ottima auto da drift, no? Cioè, chi lo potrebbe mai dire? E invece, guarda. Guarda che bella, morbida tra una curva e l'altra. Stiamo anche risalendo un pochettino. Qua per i fatti nostri, senza fare i birichini con gli avversari. Ok, bella. Molto bella. Oh mamma mia, quell'albero, meno male. Fermati, che sennò ci levano i punti. Non dalla patente, ma dal drift. Che bordelli che fanno dietro. Ogni tanto mi distraggo sulla minimappa perché vedo i grandi disastri. Prendimela bene tutta larga. Ok. C'è un bel tornantone. Bello lungo, aperto. Lo pigliamo sullo sterrato. Anche qua dà di più per il drift sullo sterrato. Perché in singolo sì. No, peccato quell'albero. Eravamo tipo terzi? Ma ce la possiamo ancora giocare? Boh.
Mi sa di no, quarto. Però mi è piaciuta la macchina. Purtroppo Ukulele qua è davvero forte, perché noi ci stiamo giocando il secondo posto con un terzo e un quarto. Quindi bella mixata. Altra gara sprint, altra laggata, ma ancora una prova con l'R8 stavolta. Vediamo se dopo i cazzotti possiamo iniziare anche noi la nostra gara, grazie. Molto gentili. Bello, 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 questa non va sprecata. Dai. Oh, oh, non l'ho preso, grande. Era brutto farsi levare sti punti. Cazzo, un tutt'uno era bello. No. No, 7000 sono tanti, dai però. Guarda quanto sono lontani i primi due, ma perché loro si sono tirati fuori subito dal casino. Io ho fatto due, tre curve solamente a sportellate con i soliti malavitosi. E purtroppo mi trovo arretrato, ma la macchina merita. Quest'Audi merita, ragazzi. Qui lo dico e lo confermo. Un R8 da drift in questo gioco è un buon acquisto. Sì, 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 tutta, tutta. Nosso, nosso, no, il lag. Me l'ha data. Meno male l'ha messa via prima di quella toccatina. Questa però non era una laggata, questa era una coglionata mia. Guarda quanti punti hanno questi, ma sono fuori di testa. Continuano a driftare sul dritto. Come fanno? Aiuto! Guarda, guarda, cambiano traiettoria, bellini. Attenzione, perché adesso io sono in testa. Avrei il moltiplicatore a bomba, ma loro sono talmente lontani. E soprattutto è finito. Ho fatto 8000 alla fine con quella roba lì. Beh, dai, mi sono garantito sicuramente fuori pericolo il terzo posto. Ovviamente il solito ukulele ha vinto. Graduatoria speed list. Guarda, guarda, guarda. Guarda per il secondo posto. 50, 54 punti. Siamo in tre a giocarcelo. Oh, dai che partiamo in testa. Andiamo via. Magari non essendo dietro a... brutte... guarda, guarda, guarda che pezzo di... ho recuperato fino al terzo posto. Si sono fatti malissimo. Ma purtroppo Consuelo lì è imprendibile, ma Armageddon Music è in lotta con noi per il secondo posto. Mi sa che facciamo il terzo a questo punto, perché sono andati via insieme come al solito. E guarda, guarda ste laggate, ovviamente anche quelle, ragazzi, come al solito non mancano mai. Dai, senza arrabbiarci, lo so, in tanti mi scrivete: no, io non gioco più a sto gioco perché tra i lag e i pezzi di merda non se ne può. Avete ragione, ma chi se ne frega, noi lo facciamo per provare le macchine, ci divertiamo così. Guarda, due Reghera, io l'ho venduta che mi fa cagare, loro vinco. Vabbè, dai, siamo riusciti a recuperare i 4 punti su Minotauro là e siamo comunque a podio della speed list, il che vuol dire un qualche soldino. Sì, dai, eravamo sicuramente andati più vicini l'altra volta o l'altra volta o due volte fa a vincere una speed list, veramente, eh? Non importa, oggi abbiamo provato l'R8. Mi è piaciuta, una buona driftona, ragazzi. Voi ovviamente fatemi sapere sempre che cosa ne pensate. Io adesso vi mando il solito grande abbraccio, occhio sotto in descrizione, vi aspetto su Instagram, anche su Facebook. Su Instagram sono molto molto attivo, anche con voi proprio. Grazie e alla prossima, ciao.